Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi c'è il français jeudi, cioè ragazzi, il français jeudi, ma ce n'è il français jeudi? C'è il français jeudi? Allora no, Evra, da un carcio, un fa... vabbè no, sigla, sì, poi ne parliamo, sigla. Regà, ma come cazzo si fa? Cioè non ci può, ma come cazzo si fa? Allora, Evra, prima, allora che è successo? Ricapitoliamo, ragazzi, cercate le magliette in descrizione, il link per comprare magliette. Se ne comprate due diverse, ne comprate anche un'altra, ecco, ne qua un'altra. E la terza va, regalo io, e anche una firma, poi insomma un autoprospo, facciamo per figo. No, a parte scherzi, in descrizione, mi raccomando, detto questo, spieghiamo la situazione. Che succede? Prima della partita fra Marsiglia e Vitória Guimarães, se si pronuncia così e l'ho detto giusto, voglio un premio Oscar qua, ora, ok? Evra viene insultato da un tifoso della propria squadra, del Marsiglia, viene insultato probabilmente pesantemente, è partita a brocca. Cosa succede? Che Evra si incazza, probabilmente gli ha detto qualcosa di molto molto pesante, impazzisce, scavalca la recinzione e dà un calcio in faccia al tifoso della propria squadra, dà proprio un calcio pieno in faccia. Allora, mio pensiero, partendo dal presupposto che Evra ha sbagliato, per me qui c'è un errore palese di Evra, perché tu sei un ex giocatore di Manchester United e Juventus, quindi due società che ti tengono per le palle, perché comunque tu non puoi sbagliare assolutamente nulla, sei esperto, sei maturo, sai come funziona, non puoi sbagliare veramente niente, ma soprattutto, prima di tutto, sei un atleta e un uomo, perché se l'uomo può essere un pochino toccato dentro per delle offese, l'atleta deve capire immediatamente quando agire e quando non agire. Quindi io non vado assolutamente a scusare Evra, perché è un gesto che non si fa. È anche vero però che il Marsiglia, che lo sospende a tempo indeterminato, non fa un gesto troppo intelligente. Perché? Perché ci sta assolutamente, cioè passarci sopra sarebbe un pochino significato fare come fa il Paris Saint Germain con Neymar, che lo asseconda per ogni piccolo capriccio. Ci sta assolutamente, gli avrei fatto una multa salatissima, l'avrei squalificato per diverse partite, il licenziamento non l'avrei preso in conto, perché comunque sono state dei motivi che hanno portato a questo. Evra ha sbagliato, Evra deve pagare, però secondo me sta pagando veramente in modo assurdo. Si parla di razzismo, suppongo, perché poi pare che Evra abbia messo, no, pare, Evra ha fatto uno stato, un post su Instagram mettendo due foto. La prima appunto figurava i giocatori del Marsiglia vittoriosi, dopo ne parleremo, per 5-0 contro il Caen, facendogli i complimenti e scrivendo sempre hashtag I love this game, cioè io amo questo gioco, I love this game. E poi che cosa succede? Che sotto ha messo un'altra foto con un panda, perché ragazzi, per chi insomma non lo sapesse, il panda sta a simboleggiare la lotta contro il razzismo. Io, raga, veramente del razzismo non se ne può più. Cioè siamo nel 2017, voi che siete razzisti, svegliatevi. Cioè siamo nel 2017, pensate un attimo, 2017, c'è gente che è razzista. Cioè io resto basito. Cioè io veramente non lo so, io non me ne capacito. Comunque, tornando a parlare del campionato, ragazzi, veramente il campionato francese è qualcosa, metto il risultato di classifica qua, il campionato francese è qualcosa di ridicolo. Le quattro più forti sono Marsiglia, Paris Saint-Germain, Monaco e Lyon. Il Marsiglia batte 5-0 in casa del Caen. Poi il Paris Saint-Germain va in casa dell'Angers, dice Angers, Angers, vabbè, quella che è, vince 0-5. Poi il Monaco gioca contro il Guingamp in casa e vince 6-0. Il Lyon va sul campo del Saint-Étienne e vince 5-0. Cioè, ragazzi, veramente è una cosa clamorosa. Le quattro big hanno fatto una cosa come tipo 21 gol in 4 senza subire reti. Una cosa, tu dici. Poi il Paris Saint-Germain, fra l'altro, ha vinto anche 5-0 senza Neymar. Cioè, capite bene che il miglior giocatore qualitativamente è Neymar. Quindi io resto un attimo anche basito. Comunque Balotelli, regà, pazzo, perché il regalo dei 3 punti al Nizza è importantissimo, segna lui. Però poi si fa buttare fuori a un minuto dalla fine. Cioè, come dice il detto, eccolo qua, come dice il detto, ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa? Vabbè, raga, la maglietta sta qua sotto, io vi saluto. La mia v'ho detta, quella che vedo di v'ho detto, mi raccomando, comprate le magliette che apparirete in un mio video se le comprate. Ho fatte le magliette, ma avete chiesto, io ho fatte. Ringraziate, mo vado a dormire perché voi vedete insomma questo video di giorno con il sole, ma è notte per me, è tipo le 3 di notte, io ho sonno. Buon shalala, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.
Perché ho chiuso così greve, raga? E le magliette, mi raccomando, le magliette.